Ciao a tutti, la IMTB che vedete davanti a me merita una presentazione un po' diversa dal solito. Se la guardaste subito notereste subito una caratteristica che magari potrebbe farvi storcere il naso. Ho scelto questa soluzione perché secondo me la Ghost Hybrid SLR AMX 7.7 Plus LC, sì, un nome piuttosto lungo, richiede un approccio un po' diverso dal solito. Innanzitutto, Ghost l'ha concepita per essere una mountain bike a pedata assistita per chi va davvero in mountain bike, ovvero per chi la usa in contesti di montagna, se non addirittura alpini. Queste soluzioni questo intento lo si ritrova rispecchiato nella geometria e nell'allestimento. Difatti, davanti abbiamo una ruota da 29 pollici e dietro una ruota da 27,5 pollici plus, più caratteristiche costruttive molto interessanti. Si tratta di un modello di altissima gamma per Ghost, perché costa 6.699 euro, prevede il triangolo anteriore in fibra di carbonio e il carro in lega leggera. Adesso però entriamo un po' più nei dettagli per vedere come è fatta e come va. Ed eccola qui, la Ghost di cui vi voglio parlare. Come vedete si nota la differenza di diametro fra la ruota anteriore e quella posteriore, con una scelta tecnica ed estetica che ha ispirato al mondo delle moto da cross. Un'altra caratteristica che appunto rischierebbe di farvi storcere il naso così di primo acchito e mettere questa bicicletta subito da parte è la posizione della batteria, che si trova sul tubo obliquo, quindi non prevede lo spazio per l'alloggiamento di un portaborraccia. Ebbene, sebbene questa sia una soluzione, come dire, di prima generazione, la qualità complessiva di questa bicicletta qui però merita particolare attenzione, perché Ghost ha fatto davvero un lavoro sapiente per quanto riguarda la geometria e l'allestimento. Cominciamo dalla geometria. L'angolo di sterzo è di 65,7 gradi, non super aperto, con una forcella RockShox Lyric RCT3 Dual Position Air da 160, quindi con un travel regolabile, cosa che facilita l'utilizzo di questa bici, questa IMTB, in salita, soprattutto quando è molto ripido. Passiamo al tubo piantone con un angolo di 75,3 gradi, quindi piuttosto in piedi, e questo facilita l'utilizzo, le capacità pedalatorie di questa bici ne beneficiano. Carro 45,5 cm, quindi una misura abbastanza standard, considerata la sezione di 2.8 del copertone posteriore e la presenza di un motore Shimano Steps I8000. 34 cm l'altezza da terra del movimento centrale, che coadiuvati da pedivelle da solo 160 cm, quindi una misura estremamente compatta, fanno sì che questa IMTB se la cavi piuttosto bene in salita e riesca a passare abbastanza indenne anche in quei tratti, in quei gradoni, in quegli scalini in cui solitamente con altre IMTB si finisce per neanche provarci, mettendo subito piede a terra. Un altro aspetto da segnalare della geometria è il fatto che il tubo piantone ha una lunghezza per la taglia L, quella che io ho provata, di 46 cm, e questo fa sì che è possibile alloggiare un reggisella telescopico da ben 175 mm di escursione, come il KS Lev Integra, che è previsto di serie. Per quanto riguarda la sospensione posteriore, lo schema sospensivo scelto da Ghost è quello di un 4 bar linkage canonico, gestito però da un ammortizzatore RockShox Super Deluxe RCT da 140 mm, quindi abbiamo 160 davanti e 140 dietro, a molla. E questo cambia molto nel modo di percepire e anche di usare poi questa IMTB. Ve lo spiegherò più avanti. Passiamo adesso all'allestimento. Cominciamo dalla trasmissione. Qui abbiamo uno SRAM EX1 8 velocità, concepito appositamente per IMTB, per mountain bike a pedata assistita. La spaziatura dei rapporti, quindi, considerato che la cassetta va dall'11 al 48, è inevitabilmente molto, molto varia. Soprattutto sulla parte alta della cassetta è facile che, soprattutto su strade battute e veloci, magari sull'asfalto, è facile che ci si trovi ad avere un salto di cadenza piuttosto marcato
fra un rapporto e l'altro. Questo perché Ghost ha scelto questa trasmissione pensandola la Ghost Slammer X 7.7 per un utilizzo alpino, di montagna, proprio puramente off-road, quindi se si affrontano single track in salita, le X1 con le sue solo 8 velocità rimane comunque una trasmissione davvero molto efficace, come del resto detto anche in altre occasioni. Se invece si trova spesso a pedalare, affrontare salite su fondi regolari abbattuti, allora in questo caso potrebbe non essere la soluzione più indicata. Per quanto riguarda le ruote di T-Swiss di serie, le H1007, appartengono alla serie Hybrid, quindi sono concepite per le mountain bike a pedalata assistita. Quindi abbiamo un meccanismo da ruota libera che è stato ottimizzato per appunto gestire potenze e coppie motrici maggiori. Davanti però abbiamo diametro da 29 e un cerchio con un canale di 30 mm, perché appunto davanti abbiamo una gomma da 29 pollici con una sezione di 2,5 pollici. Tra le altre case, tra l'altro, è una Maxxis Shorty. Dietro abbiamo la stessa ruota però con un canale di 35 mm di larghezza e ovviamente un diametro di 27,5. La caratteristica che più mi ha stupito è stata la scorrevolezza. Appena ho iniziato il test di questa IMTB mi sono accorto che effettivamente queste ruote riescono ad essere estremamente fluide e tutto sommato anche molto precise nel tenere la linea. L'abbinamento con le gomme Maxxis scelte, Minion DHR2 dietro e appunto Maxxis Shorty davanti, a mio avviso è estremamente efficace per quanto riguarda il feeling con lo sterrato. Quella è una gomma principalmente da fondi bagnati, però tutto sommato il grip che riesce a dare anche sull'asciutto è molto buono. E veniamo al reparto manubrio. Qui vediamo un elemento Ground 51 scelto da Ghost con una larghezza di 780 mm, diametro 35 mm e rise di 35 mm. È un manubrio che si è rivelato per conformazione adeguato a quelle che sono le necessità su questa bici. I freni scelti sono gli SRAM Code R con dischi da 200 mm sia davanti sia dietro. Vale la pena però tornare un attimo sul telaio per parlare di alcune caratteristiche che secondo me sono di assoluto pregio. La cosa da rimarcare sul telaio è che il triangolo anteriore è realizzato in fibra di carbonio monoscocca con un'attenzione molto particolare sul passaggio dei cavi che avviene all'interno, sia per cambio, freni che per cavo del reggisella telescopico. Il carro si compone di elementi in lega leggera, lo schema sospensivo come detto è quello del quadrilatero deformabile e ammortizzatore a molla per diciamo avere quel feeling super morbido, super soffice desiderato da Ghost, quindi questo conferma la vocazione prettamente off-road di questo modello. E a proposito di off-road, vale la pena parlare di come se l'è cavata questa IMTB durante il test. Per quanto riguarda le prestazioni pure, comincerei subito dal parlarvi del comportamento di questo mezzo in salita. La qualità sicuramente maggiore è quella di riuscire ad arrampicare con estrema facilità. L'abbinamento con il motore Shimano e la trasmissione SRAM X1 è piuttosto insolita, però devo dirvi che comunque si è rivelata all'altezza della situazione. Fuori strada il cambio X1 in salita funziona davvero molto bene, se siamo in off-road impegnativo. Si nota una certa altezza dell'anteriore. La ruota da 29 pollici, abbinata ad una forcella da 160 mm, impone un forte spostamento in avanti del peso del biker, soprattutto quando le pendenze superano ampiamente il 20%, se non addirittura il 25%. In quei casi viene in aiuto la possibilità di ridurre il travel della forcella da 160 a 140 mm. E questi 2 cm di differenza riescono a rendere la bici molto più molto meglio pedalabile. Chiaro, in questo modo qui si va ad abbassare un po' l'altezza da terra del movimento centrale, però nel complesso le capacità di guida migliorano, quindi si ha effettivamente un beneficio. Il grip è sicuramente davvero diciamo da riferimento,
Maxxis Minion DHR2 è un'ottima gomma per questo tipo di utilizzi. Veniamo adesso invece alla discesa. Forse è qui che si riesce ad apprezzare di più le caratteristiche dinamiche di questo mezzo. La cosa più interessante da segnalare è sicuramente il comportamento della sospensione posteriore. La molla riesce a dare quella morbidezza e quella velocità nel reagire che effettivamente fa sentire gli ostacoli in maniera molto diversa rispetto ad un ammortizzatore ad aria. Soprattutto riesce ad essere più costante quando andiamo su discese lunghe. Le ruote, come già detto, riescono a dare quel plus di scorrevolezza e di precisione di guida. All'anteriore abbiamo una forcella che forse pecca un po' per linearità, un po' troppo lineare per quelli che sono i gusti miei. Tuttavia la cartuccia Charger riesce a regolare, permette di regolare appunto la velocità, le basse velocità di compressione. Per quanto riguarda l'anteriore, qui la ruota da 29 pollici richiede comunque una posizione in sella più caricata sull'anteriore. Quindi bisogna sempre avere in mente questo assetto, così come detto anche per il test della Ducati MIG RR, si deve un po' rivedere il proprio posizionamento sulla sella. Un altro cenno riguarda l'ammortizzatore, questo qui è l'RCT, ovvero consente di attivare un blocco in compressione piuttosto marcato e di regolare le basse velocità di compressione, cosa che a mio avviso riesce ad essere molto utile soprattutto quando si sta facendo ad esempio delle salite o anche in discesa per avere comunque un maggiore supporto fino a metà corsa circa. La gomma anteriore Shorty sicuramente ha un grip davvero elevato, può comunque non convincere alcuni magari perché ha una sezione dichiarata di 2,5, ma poi se andiamo a misurare visivamente è più stretta. Ben fatto il batticatena posteriore, riesce ad attutire abbastanza bene le oscillazioni della catena, il grosso del lavoro comunque lo fa il cambio, e va segnalato anche la presenza di un guida catena E13 montato lì sulla corona da 34 denti specifica SRAM. E veniamo ad un dato molto interessante che è quello del peso, 21,18 kg per questo modello qui, taglia L, senza pedali, gomma posteriore tubeless, gomma anteriore con camera d'aria. Sì, il peso difatti è una delle altre virtù di questa Ghost, che quindi, come detto all'inizio di questo video, merita comunque di essere considerata. Bene, il test si conclude qui, io vi invito a continuare a guardare altri contenuti relativi alle IMTB prodotti dal nostro canale YouTube, e ad iscrivervi al nostro canale YouTube e a restare connessi su MTB Cult ed eBike Cult. Quindi alla prossima!